Allora, questo è un video di esercizi sull'integrazione per parti che va ad aggiungersi a quei due o tre esempi che ci sono già da parecchi anni nella sezione riservata a questi argomenti qua. L'integrale che andiamo a svolgere viene fuori da una necessità che abbiamo incontrato più avanti rispetto a questo punto qua, nei video G da 1 a 5, in cui vengono trattate le funzioni iperboliche. A un certo punto c'è da calcolare quell'integrale e invece di svolgerlo, visto che è una cosa molto lunga, ho preso il manuale, ho guardato qual era la formula. Forse ho fatto anche la derivata giusto per controllare fosse giusto, però ho rimandato un tempo successivo lo svolgimento dell'integrale stesso, perché non è immediato. Magari qualche spettatore delle video lezioni troverà una strada più veloce. Io ci ho messo parecchi fogli di calcoli e verranno fuori parecchi video, il primo dei quali è questo. Perché integrazione per parti? Perché vedendo questo x2 meno 1 come il prodotto notevole, x più 1 che moltiplica x meno 1, l'integrale diventa un prodotto di due radici, radice di x più 1 per radice di x meno 1 in dx. Quindi, può essere trattato nell'integrazione per parti vedendo il primo fattore come un u', cioè la derivata di una funzione, il secondo come v, e sapere che questa roba qua porta a che cosa? Porta all'u per v meno l'integrale di u per v' in dx. Quindi a questo punto, prima cosa, si tratta di trovare qual è la primitiva di radice di x più 1, perché questo è visto come una derivata di una u. Quindi andiamo a trovare qual è la primitiva facendo l'integrale di radice di x più 1 in dx. Questo è relativamente semplice, soprattutto se vado a vedere la radice come una potenza frazionaria, potenza d'esponente frazionario del binomio x più 1. Si sa che una potenza per integrarla basta aumentare di 1 l'esponente e poi dividere per questo numero aumentato di 1. Quindi qui abbiamo l'un mezzo più 1 fa un mezzo più due mezzi fa tre mezzi. Quindi questa roba qua è semplicemente uguale a l'x più 1 elevato a tre mezzi e diviso per tre mezzi, giusto? Frazione di frazione diviso per tre mezzi è come dire capovolgo e ho 2/3 dell'x più 1 alla 3 mezzi. E qui a mente posso fare la derivata per controllare che venga fuori quello. In effetti, se io ho questo da derivare, funzione di funzione, è una potenza con esponente 3 mezzi, 3 mezzi lo abbasso di 1 e viene di nuovo un mezzo, e il 3 mezzi va messo davanti e col 2/3 si annulla, si semplifica. Il risultato che ho proprio questo. Quindi io posso mettere al posto della u, che sarebbe la primitiva di questa, posso mettere questa espressione qua, quindi 2/3. Ora x più 1 elevato a 3 mezzi, posso vederlo anche come la radice di x più 1 elevato alla terza, per esempio. E va ancora moltiplicato per v, quindi va moltiplicato per questo radice di x meno 1. Cosa succede dentro l'integrale? Dentro l'integrale c'è di nuovo questo pezzo qua, che è in pratica la u, giusto? Questa è la u che avevamo già calcolato lì, di cui il 2/3 lo mettiamo fuori, tanto per semplicità. E quindi abbiamo l'integrale di questa radice di x più 1 alla terza, che moltiplica però non la v, ma la v'. Qui c'è da calcolare la v', cioè la derivata di questa radice qua. Ora, la derivata di una radice di x semplice è 1 su 2 radice x. Qui la derivata
della radice di x meno 1 si scrive alla stessa maniera, scusate, no, qui c'è l'1 e il 2 sotto, alla stessa maniera, con l'x meno 1 sotto radice invece che la x semplice, poi dovrei fare la, siccome funzione composta, la derivata della funzione interna dell'x meno 1, la derivata di x meno 1 è banale perché abbiamo 1 come derivata di x, 0 come derivata di 1, questa fa 1, quindi sarebbe per 1, non si sta neanche a scrivere. Questa roba qua quindi va moltiplicata per 1 fratto 2 radice di x meno 1 in dx. Apparentemente sembra che abbiamo complicato le cose. Non perdiamoci d'animo, andiamo avanti. Cosa possiamo fare? Beh, intanto abbiamo il vantaggio che questo 2 va via con questo 2, per fortuna. Dopodiché andiamo a vedere, a ragionare semplicemente su questa integrale qua. Vediamo cosa possiamo fare. Ci abbiamo il meno un terzo, l'integrale di... Questo qui potrebbe essere visto come l'x più 1, che sarebbe la radice x più 1 al quadrato, per ancora una radice di x più 1, giusto? Quindi mettiamo un bel x più 1 qua, mettiamo la radice di x più 1 qua, sotto c'è la radice di x meno 1 in dx, e facciamo ancora un paio di trasformazioni, cioè a me non piace avere la radice al denominatore, quindi moltiplico sopra e sotto per radice di x meno 1, giusto? Moltiplico sopra e sotto per radice di x meno 1, questo mi diventa x meno 1, quindi ho un x più 1 fratto x meno 1, questo sopra, questo sotto, moltiplicato questo, che riscriviamolo unito, il prodotto notevole diventa la differenza di quadrati. Per cui io riscrivo, adesso io ho meno un terzo integrale di questa roba qua. Ma non mi basta, non sono contento e vado ancora a fare che cosa? A vedere se posso scomporre in una maniera interessante questo x più 1 fratto x meno 1, nel senso, questa roba qua può essere visto, io voglio fare venire fuori al numeratore un x meno 1, allora faccio x meno 1, poi per avere il più 1 ho bisogno di un più 2, no? X meno 1 più 2 è come x più 1. Quando ho questa frazione, io scompongo la frazione in due frazioni separate, ciascuno col suo denominatore, non più un denominatore comune, ma ognuno il suo denominatore, per quale scopo? Per avere un bel 1, che l'espressione è così, 1 più 2 fratto radice x meno 1 è ben più semplice di questo accrocchio qua, no? Quindi facciamo un'ultima sostituzione di questo genere qua. Qui ho un 1 più 2 fratto x meno 1, il tutto ancora moltiplicato per radice di x2 meno 1 in dx. Ok? Questo ci permette, quando io vado a fare la moltiplicazione, io vado, disfo questa moltiplicazione facendo il primo termine di questa somma per la radice di x meno 2, x quadro meno 1, e il secondo termine per. Ottengo che cosa? Ottengo, adesso mettiamo la parentesi, questo per questo fa radice di x2 meno 1, poi c'è un più, questo per questo fa 2 fratto x meno 1 radice di x2 meno 1, chiusa parentesi, in dx. Separiamo gli integrali, abbiamo meno un terzo integrale di radice di x2 meno 1, meno di nuovo 2 terzi integrale di, a questo punto questo per questo, boh, scriviamolo adesso scomposto,
nelle due radici x più 1 x meno 1 sotto c'è x meno 1 e così magari facciamo qualche semplificazione, viene un po' meglio. Però cosa è uscito fuori? Qui c'è di nuovo l'integrale della nostra, non c'è più scritto lì, della nostra consegna iniziale. Cioè io posso fare una bellissima cosa, questa roba qua c'ha, vabbè, devo ripetere questo, qui c'è un radice di 2 terzi radice di x più 1 al cubo per, no? X più 1 al cubo, questo si può pensare come un x più 1 che moltiplica radice di x più 1, quindi abbiamo un x più 1 e poi questo con quello fa di nuovo radice di x2 meno 1. Qui c'è il meno un terzo, questa roba qua ha, come dire, di fianco la consegna era radice di x2 meno 1 in the x. E io qui farò il trucchetto che ho fatto anche nell'esempio integrazione per parti quando c'era da fare il sen quadro. Io mi prendo, beh, questo termine lo lascio qua, ma prendo questo termine qua, questo integrale di qua, lo porto dall'altra parte, lo sommo a quell'altro. Ed è sempre contiene questa somma algebrica, conterrà sempre la consegna. Rimane questo che è noto, rimane questo integralino che adesso vediamo se riusciamo a metterlo in una maniera più semplice, diciamo così. Allora, facciamo un po' di spazio perché qui c'è da fare questo famoso trasporto dall'altra parte. Trasportiamo dall'altra parte questo meno un terzo dell'integrale di x quadro meno 1, lo mettiamo assieme a questo, meno un terzo diventa più un terzo sommato a 1 fa 4 terzi, cioè io qui mi trovo ad avere 4 terzi dell'integrale di radice di x2 meno 1 in dx uguale. Questa roba qua, 2 terzi radice x più 1 per radice di x2 meno 1, meno 2 terzi integrale di, beh, questo facciamo una cosa, x meno 1 da solo è come dire radice di x meno 1 al quadrato, dopodiché ce n'è 2 sotto, 1 sopra, io semplifico quello sopra con uno di questi due, e qui l'integrale mi diventa di questa forma qua, x più 1 sopra, x meno 1 sotto, in dx sotto radice. Vogliamo fare tornare il nostro integrale, non col 4 terzi davanti? Beh, basta che pigliamo il tutto, primo membro e secondo membro, lo moltiplichiamo per 3 quarti, no? Io moltiplico per 3 quarti, qua mi viene questo integrale qua, e boh. Moltiplicare per 3 quarti i 2 terzi, 3 quarti per 2 terzi, va via i 3, qui il 2 va via, rimane un 2 sotto e quindi rimane un mezzo, cioè di là c'è un mezzo x più 1 radice di x2 meno 1. Meno, qui c'è la stessa cosa, il 2 terzi diventerà un mezzo, un integrale che sì, non è il massimo, però c'ha delle robe di primo grado dentro, e vedremo con fatica nei successivi video, però più avanti rispetto all'integrazione per parti, quando si fa l'integrazione per la sostituzione, vedremo che alla fine sto pezzo mancante si riuscirà a risolverlo. Per adesso la parte di integrazione per parti l'abbiamo fatta e ci ha portata a questo risultato. Prossimi video, trovare l'integrale di questo usando la sostituzione. Vai!